Allora, il motivo principale della mia candidatura è intanto quello di dare continuità al progetto politico iniziato e avviato dall'avvocato Mommile circa 3 anni fa. Questa candidatura è sostenuta da due liste civiche, Salviamo Gardito e Amiamo Gardito, composte per la stragrande maggioranza da giovani neofiti della politica, ma comunque battaglieri, motivati e spinti dalla volontà di portare avanti questo discorso e di portare avanti questo progetto. Abbiamo quindi sviluppato una serie di linee guida, una proposta politica e programmatica per amministrare questa città. Possiamo sintetizzare questo programma in 10 punti, partendo dalle politiche economiche e finanziarie, a quelle sociali, allo sviluppo del territorio, all'organizzazione dei vari settori del personale, all'ambiente e all'ecologia, lavori pubblici e impianti sportivi, sicurezza, pubblica istruzione, cultura e politiche giovanili, attività produttive e ma per ultimo diciamo anche la questione del consorzio civile. Ora è chiaro che tutte le compagini presentano un programma e noi non vogliamo limitarci solo all'elenco delle buone intenzioni, anche questo avremmo preferito che ci fosse un dibattito o più di un dibattito con i cittadini e soprattutto con i candidati sindaci per confrontarci sulle proposte e le soluzioni da dare ai problemi di Cardito, ma questo purtroppo non si è avverato. È stata questa una campagna elettorale anestetizzata, nella quale la compagine del candidato sindaco Cirillo ritiene di aver già stravinto, ma i numeri sembrano darle ragione, questa competizione elettorale, e per questo snobbano gli altri candidati, lo stesso candidato sindaco evita gli incontri e le discussioni che sono poi la dimostrazione, dovrebbe essere la dimostrazione della democrazia più piena. Togliendo quindi ai cittadini la possibilità attraverso questi confronti di valutare le capacità e la volontà dei singoli candidati. Dal 2003 sono state rilasciate concessioni a costruire, queste concessioni adesso sono nulle e i cittadini si ritrovano quindi, pur avendo costruito con un titolo concesso dal comune, si ritrovano ad essere trattati come degli abusi. Prima delle elezioni è facile dire poi ce la vedremo noi, risolveremo con il PUC, dovranno spiegare, quindi sarebbe stato opportuno spiegarlo prima del voto, come e in che modo si intende sanare queste situazioni che creeranno un contenzioso, secondo me, senza fine tra i cittadini e il comune. Due esempi della mala amministrazione e del ruolo, diciamo, che abbiamo svolto noi come opposizione. Il fatto della denuncia che presentammo per le aliquote IMU presentate nel 2012, per cui il Comune dovrebbe restituire, avendo applicato le aliquote più alte, dovrebbe restituire poi ai cittadini delle quote percepite in più. Se mi posso permettere di dire, battaglia di legalità, la facemmo all'inizio della passata consiliatura e fu quella della incandidabilità del consigliere Raucci. All'epoca il Consiglio Comunale non volle esprimersi e quindi fummo costretti a rivolgerci alla magistratura. Ebbene, in prima istanza noi fummo, il cittadino che presentò questa denuncia fu condannato, ma pochi giorni fa la Corte di Appello ci ha dato ragione, condannando il Raucci al risarcimento del suddetto cittadino e al pagamento delle spese legali.
Qua si pone un altro problema per inciso, e cioè il fatto che nel More il Raucci ha svolto le funzioni di Presidente del Consiglio per circa 10 mesi, percependo quindi una remunerazione pari a circa 10.000 euro. Ecco, a questo punto scatta un'altra situazione di incandidabilità. Ecco, questi sono solo alcuni esempi per far capire, secondo me, è la dimostrazione dell'arroganza dei soggetti che stanno in campo. Con Cirillo vediamo che ci sono imprenditori, costruttori, tengo famiglie, gente in attesa di sistemazione, ma ci sono anche, se vogliamo lasciare un po' la polemica spicciola e guardare un po' il lato politico, anche situazioni molto strane. Cioè adesso con Cirillo si ritrovano alcuni consiglieri comunali, quale Castaldo e Raucci, che hanno firmato con noi dell'opposizione lo scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi vengono spontanee delle domande: perché un sindaco che è decaduto grazie anche all'apporto di questi elementi poi si mette insieme e li fa entrare nella sua compagine? Ebbene, si rimane sbigottiti di fronte al fatto che nel giro di pochi mesi si possa cambiare radicalmente opinione e quindi mettersi con quel sindaco che si è contribuito a far decadere. Probabilmente, anzi sicuramente, sono una questione di spartizione di potere sia all'interno del PD e sia a livello del comunale. Purtroppo ci sono delle situazioni che devono essere sanate, purtroppo ci sono delle esigenze di tipo personale, familiare da sanare, e quindi conseguendo questa logica si tira a campare e tutto va bene. Credo che diciamo ormai siamo alla fine di questa campagna elettorale, mancano pochi giorni, ma i cittadini hanno ancora il tempo per poter riflettere, per premiare chi con costanza, coerenza, disponibilità ha dimostrato di anteporre gli interessi collettivi agli interessi personali. Le vicende che si sono susseguite dalla caduta del sindaco Cirillo fino ad oggi dimostrano che non è cambiato niente, perché noi abbiamo fatto un primo tentativo di aggregazione ed era normale e legittimo farlo tra le forze politiche che avevano, tra i consiglieri comunali, le forze politiche che avevano determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Alcune cose che adesso si vantano anche di affermare nei vari programmi, ce le siamo dette a un tavolo, eravamo quasi sul punto di chiudere, poi l'entrata a gamba tesa di Peppe Barra, il quale si vanta di essere uno statista, che di aver appresso a lui fatto crescere una classe politica che noi non vediamo, che onestamente io non vedo, ha portato al fallimento di quel tavolo. Poi se qualcuno conosce un poco di cronistoria, ma se non la conosce ve la ricordo io, è intervenuta anche un'autorità politica locale, l'Osco, ma nemmeno con questo personaggio è stato possibile mettere insieme le varie forze politiche. Alla fine siamo rimasti in poche sole a portare avanti una battaglia insieme con Pisano e con Iorio per cercare di contrastare quello che loro definiscono, o qualche giornalista pennivendolo definisce, corazzato. Se Cirillo nella scorsa legislatura è durato 2 anni, penso che adesso non durerà nemmeno 6 mesi, perché i galli a cantare sono molti, gli appetiti sono molti,
e diciamo, penso che non si possano accontentare tutti, partendo dalla spartizione delle cariche istituzionali a finire agli appalti o altre cose del genere, perché una cosa che forse mi è sfuggito e che vorrei ribadire è che il comune è sull'orlo del fallimento, perché non dimentichiamo che sempre a seguito dell'amministrazione di Cirillo il comune è operato di debiti, non solo, ma ha contratto un mutuo che ci costa la bellezza di circa 90.000 euro al mese, e questo lo dovremo pagare per molti e molti anni. Questa cosa la ribadì anche Peppe Barra in un'intervista, mi pare proprio a Nano TV, in cui si vantava che con la sua gestione lui aveva creato un qualche cosa a Cardini, e che Cirillo invece l'aveva demolito, soprattutto dal punto di vista finanziario. Infatti, non a caso, quando Cirillo fa l'elenco della lavandaia e ha stampato quella piccola Treccani, che sarebbe il suo programma, sicuramente copiato, perché mi è capitato di vedere qualche cosa di simile su internet da altri enti locali di regioni del centro-nord, se lo si va a leggere quel programma si vede che la prima parte, la prima pagina che riguarda i finanziamenti oppure la questione finanziaria del comune viene limitata in quattro parole, mentre invece sulle promesse, fino ad arrivare a paventare l'istituzione sul territorio di università addirittura, mi fa ridere, perché noi avevamo poche scuole, una di queste era anche quella di via Marconi, e abbiamo perso anche quello. Il problema maggiore prima di tutto è quello di stabilire una volta per sempre, capite, che paese deve essere. Allora, io parto dall'idea che probabilmente su un territorio di 3 km quadrati abbiamo già saturato di costruzioni questo territorio. Non c'è più spazio per altre colate di cemento. Bisognerebbe piuttosto dedicarsi al recupero delle zone periferiche, parlo della zona della Masseria Lombardi, della Masseria Sollo e anche della Slavia, perché è una zona che è stata abbandonata una volta attuata la lottizzazione, è stata per anni e anni abbandonata. Quindi dedicarsi al recupero di queste zone, rendere Cardito più vivibile, dando quindi una viabilità, anche i paesi vicini, anche il Crispano ci ha superato da questo punto di vista. Abbiamo ancora delle strade da anni chiuse, soprattutto quella di via Marconi, per cui quella di via Cesare Battisti, chiedo scusa, che non permette una fluidità del traffico, e questo va anche a danno non solo della viabilità ma anche del commercio. Bisognerebbe fare qualche cosa di importante per quanto riguarda per esempio il castello, recupero del centro storico, che non va visto più come 30 anni fa o 20 anni fa, e bisogna guardarlo in un'ottica più moderna, e quindi questo credo che debba comportare una visione un poco più ampia, anche fantasiosa, mettere da parte gli interessi privati e cercare di guardare un poco al cittadino, cioè trovare quelle soluzioni anche affidandosi a degli esperti del settore, che possono essere architetti, ingegneri o altre personaggi di levatura, che ci diano una soluzione per far risorgere questo nostro paese. Che noi abbiamo una spesa per la macchina amministrativa che si aggira intorno ai 5 milioni all'anno, ebbene in termini di servizio ai cittadini non viene dato quasi nulla. Vogliamo parlare della questione della nettezza urbana, della raccolta differenziata, ebbene sono anni
che si va si avanti con regimi di proroga, ci si vanta di aver fatto, ci si vantava di aver raggiunto percentuali di raccolta differenziata del 65, del 70%, sono tutte balle. Allora, nel caso in cui dovessi, spero, avere l'onore di essere eletto sindaco, credo che la prima cosa da fare è quello di stilare, diciamo, un'agenda che permetta in breve tempo di dare un punto diverso alla città. Parlo di quelle cose che non costano niente, non costano nulla, che non impegnano risorse finanziarie. Prima di tutto la ristrutturazione della casa, della macchina comunale. Noi abbiamo, a mio avviso, pochi dipendenti e molti dirigenti. Questi dirigenti percepiscono un'indennità che va oltre lo stipendio, questo lo sanno tutti, e credo che se si razionalizzano i vari settori si possa avere un risparmio non indifferente. Proporrei poi di congelare lo stipendio del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, perché abbiamo bisogno di risorse. Queste risorse andrebbero poi indirizzate all'attuazione di programmi a breve termine, cioè soprattutto cambiare immediatamente la viabilità di Cardetto. Ripeto, noi abbiamo il castello in piazza e quello dovrebbe essere un centro di attrazione, visto e considerato che Cardetto centro è abbandonato a se stesso e alle 8 di sera non c'è anima viva per strada. Poi ovviamente c'è la questione del PUC, del piano regolatore, ma questo, ripeto, è una cosa che è impensabile il sindaco da solo possa risolvere o proporre soluzioni. Questo lo si fa con i cittadini e lo si fa con le varie associazioni e lo si fa con le altre forze politiche. Ripeto, sempre secondo un progetto che tenga conto degli interessi generali, non di quelli particolari.